Buongiorno a tutti, siamo qui appunto a presentare la nuova ammiraglia di Canon in ambito Reflex, il modello che rappresenterà la nuova top per tutti i professionisti. Diciamo che nasce da quello che sono stati i feedback ricevuti ultimamente da utilizzatori non solamente di 1DX ma da tutti i professionisti. È stato difficile pensare a qualcosa di nuovo rispetto all'attuale 1DX perché da tanti riconosciuti come un punto d'arrivo. Diciamo che abbiamo lavorato molto in innovazione per quanto riguarda alcune performance, ma parliamo anche di maturità per quanto riguarda delle caratteristiche importanti all'interno della macchina. La novità sarà sicuramente non solamente in ambito fotografico, grazie a un nuovo sensore, ma anche in ambito video, quindi veramente amplia quello che è la possibilità di utilizzo di una macchina, dando la possibilità anche a chi vuole fare video a livello professionale di sperimentare con questa nuova ammiraglia. Le caratteristiche principali, diciamo che... Ne parliamo subito, sono molte, anche se in apparenza sembra una macchina molto simile rispetto alla 1DX, abbiamo invece un prodotto totalmente rivoluzionario, in primis per il sensore, una nuova struttura di sensore che permette una gamma dinamica molto più sfruttabile, in quanto nelle basse luci riusciamo ad avere una qualità, una pulizia del sensore, quindi del rumore, molto molto più ampia rispetto a prima. Una lettura dei canali readout amplificata notevolmente, una capacità di video 4K, sempre grazie a questo nuovo sensore di nuova generazione, viene garantito con performance molto elevate. Tutto ciò grazie anche a un doppio DigX 6 Plus, quindi una capacità di affrontare situazioni con 14 scatti al secondo con auto exposure e auto focus su ogni singolo frame, oppure 16 scatti al secondo in live view, per cui abbiamo una messa a fuoco, un'esposizione fissa al primo frame. Questo è garantito dal DigX 6 Plus, che comunque ha bisogno di un supporto o anche per l'esposizione e per l'autofocus, anche con un sistema di metering, quindi di esposizione a 360.000 punti. Ciò cosa consente? Una analisi RGB e IR della situazione luminosa all'interno di una stanza o in esterni molto più precisa. Abbiamo un'analisi di 236 zone per ogni singolo frame, un'esposizione sicura anche per quanto riguarda i gialli, i verdi, nella luce non visibile, che garantisce precisione, algoritmi nuovi per il tracking, quindi un nuovo IF servo per avere una scene riprese di continuo molto più precise rispetto a prima, soprattutto nei movimenti diversi, improvvisi, dove c'è un cambio di direzione improvvisa. Altre novità per quanto riguarda il mondo del filmato: abbiamo un 4K DCI, quindi un 4K cinematografico a 60p 422 a 8 bit, assoluta precisione garantita anche grazie al dual pixel CMOS AF. Tutto ciò viene agevolato dal touchscreen, perché il touchscreen si attiva solo per i filmati in live view, quindi transazioni molto fluide della messa a fuoco che permettono un effetto veramente cinematografico. Ma non solo, oltre a un 4K di questa portata abbiamo anche i filmati in full HD che arrivano fino a 120 frame al secondo, quindi uno slow motion viene agevolato da questa fotocamera. Tutto ciò si può registrare in primis su schede CFast e abbiamo anche il supporto di schede Compact Flash. Altri diciamo aspetti importanti di questa macchina sono il GPS integrato, la possibilità di integrare con un VFT8, il nuovo trasmettitore wireless, che consente una velocità di 5 GHz per il trasferimento dei dati, quindi molta rapidità e molta flessibilità anche di utilizzo delle macchine, perché ora il tutto è integrato anche dall'applicazione Camera Connect, quindi è possibile utilizzare la 1DX Mark II tramite il proprio cellulare, quindi questa è una grande agevolazione per chi vuole sfruttare questa macchina fotografica. Come vedete le caratteristiche sono tantissime, noi ne abbiamo elencate solo alcune, quindi un grande sensore, un grande processore, un nuovo sistema di autofocus rivisto, abbiamo 61 punti di cui 41 a croce ma totalmente rivisti, su una nuova superficie molto più ampia, con una sensibilità di tutti i punti a F8, selezionabili singolarmente, quindi molta più diciamo fermezza e precisione, su un corpo che dà anche grandi possibilità creative. Quindi una macchina completa che avrà sicuramente molto successo. Grazie mille.